Buonasera e bentrovati, un quarto appuntamento di Osservatorio Porto, questo spazio a cura dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, uno spazio in cui si parla ovviamente dello scalo cittadino, delle attività marittime e portuali che vengono svolte all'interno del porto di Civitavecchia. Dopo diverse puntate in esterna, questa volta abbiamo il piacere di avere in studio il presidente dell'autorità portuale Francesco Maria Di Maio. Buonasera Presidente. Buonasera. È un piacere averla in studio, come detto dopo tre puntate fatte fuori dagli studi di Telecivitavecchia. Direi Presidente di iniziare con una domanda che riguarda il rapporto con il Comune. Ne ha parlato con il Sindaco? Sì, il tema è già da tempo attenzione di questa nostra amministrazione. E lo era anche precedentemente con la precedente amministrazione comunale, con quale io avevo tentato un'interlocuzione per addivenire anche a un nuovo accordo. Purtroppo con la precedente amministrazione questo tentativo non è stato, diciamo, non ha portato alcun frutto, tanto che c'è stato addirittura un contenzioso su questa vicenda. E contenzioso che, come fosse noto, è terminato nella scorsa estate con una sentenza del Consiglio di Stato, senza entrare adesso ovviamente nel merito del contenzioso perché sono questioni un po' tecniche, però a prescindere dal contenzioso l'amministrazione ha sempre ribadito, l'amministrazione portuale ha sempre ribadito la piena disponibilità ad individuare forme di collaborazione con l'amministrazione comunale in un'ottica però più sinergica. Ecco, quello che secondo noi non è presente in maniera evidente nell'accordo del luglio 2015 è questo aspetto della sinergia che è la base di tutti gli accordi tra enti pubblici. Con l'articolo 15 della legge 241 ci deve essere interesse comune alla base di un accordo tra due enti pubblici, come lo sono il comune e l'ente pubblico non economico che è l'autorità di sistema portuale. Quindi questa è la premessa di carattere giuridico. Allora, se non c'è questo interesse comune, è chiaro che l'accordo sarà destinato sempre ad avere delle difficoltà nella sua attuazione. Questo ho cercato di spiegarlo al sindaco nuovo, Ernesto Tedesco, che mi sembra una persona che abbia grandi capacità anche di comprendere, ecco, queste, anche diciamo, i vantaggi che possono derivare da questa collaborazione e cooperazione tra i due enti. Ieri mattina un importante convegno della FIT e CISL, il sindaco apertamente ha ribadito, sottolineato l'importanza di questa collaborazione sinergica tra noi, autorità portuale e il comune, che io subito ovviamente ho confermato subito dopo col mio intervento il fatto che anch'io la penso nello stesso modo. Quindi noi adesso stiamo cercando, ci incontreremo di nuovo la settimana prossima con il sindaco, valuteremo come poter attuare o quell'accordo che comunque è rimasto in piedi del luglio 2015, o questo sarebbe il mio auspicio, ma ovviamente la volontà deve essere reciproca, di addivenire anche a un nuovo accordo che possa gettare finalmente le basi di una cooperazione sinergica, chiara, trasparente, in cui anche il flusso di denaro da parte dell'amministrazione portuale verso l'amministrazione comunale sia indirizzato ad opere che vanno a favorire quel rapporto oggi purtroppo mancante tra porto e amministrazione comunale, soprattutto cittadini. Quindi cosa potrebbe essere questo? Valorizzare ad esempio il patrimonio storico-culturale che c'è all'interno del porto, nell'area più vicina alla città, no? L'area dell'antica Rocca, del Forte Michelangelo. Ci sono tante opere che meritano di essere valorizzate. In più ci sono aspetti ovviamente legati al turismo, allo sviluppo di quell'economia locale che oggi ancora forse non è riuscita a cogliere le opportunità derivanti dal crocierismo. Io lo ridico, l'ho detto anche ieri, è quasi assurdo che in una città di 51.000 abitanti in cui sbarcano 2.700.000 crocieristi, 1.700.000-800.000 passeggeri, complessivamente quasi 5.000 persone, questa città ancora soffre di tassi di disoccupazione giovanili altissimi, da quanto mi dicono anche i commercianti, non credo che tutti abbiano numeri fatturato particolarmente elevati. Quindi
E questo evidentemente qualcosa non sta funzionando. Ed è anche strano perché i dati delle banche che hanno fatto delle analisi sull'impatto del crocierismo su questa città danno delle cifre molto alte di quello che in teoria il crocierista o in generale il settore del crocierismo lascerebbe, uso il condizionale, alla città che, insomma, l'ho detto anche ieri di nuovo, la cifra che viene indicata è circa 90 milioni di euro, quindi uno si chiede 90, solo alla città di Civitavecchia. Quindi dove finiscono questi 90 milioni? Quindi il mio intento è di saper, diciamo, innanzitutto capire meglio questi flussi, anche economici, eccetera, ma soprattutto poi vedere insieme all'amministrazione comunale come mettere a sistema un pochino, ecco, questa risorsa, tra virgolette, che è il crocierismo, il settore crocieristico, sulla città di Civitavecchia, in modo tale che le persone, che non sono poche, che rimangono in questa città, perché dei 2 milioni e 7 circa un terzo o rimane qua o comunque va nelle zone limitrofe, e quindi stiamo parlando di quasi 1 milione di persone. Quindi queste persone devono essere indirizzate, devono essere accolte, dobbiamo noi insieme all'amministrazione comunale offrire anche dei servizi, delle cose da vedere dal punto di vista culturale. Quindi io credo che qui ci sono anche a Civitavecchia persone molto valide, esperte, le ho conosciute, ci sono stati anche dei progetti europei che sono stati portati avanti, però poi vedo che dai progetti magari c'è un po' di difficoltà a fare il passo ulteriore della concretezza. Ecco, su questo io spero che col sindaco troveremo un intento comune per superare, ecco, questa inespressa, no, opportunità fino ad oggi, che si è dimostrata nei fatti. Ecco. Ha parlato di crocierismo, quindi col sindaco avete parlato anche della gestione dei flussi dei crocieristi? Allora, questo ne parleremo meglio la prossima settimana. E la gestione dei flussi effettivamente è un qualcosa che è un'analisi che io ho anche detto al sindaco andrebbe fatta nell'ambito del nostro accordo, perché questo è un po' mancante, perché bisogna capire esattamente i croceristi che passaggi fanno all'interno del circuito cittadino, quali sono le aree che essi più visitano, quali sono i negozi dove essi vanno, eccetera. Ecco, bisogna fare un minimo di studio, queste sono cose che con una settimana, due settimane di monitoraggio io credo che si possano fare. L'importanza del tema più delicato è quello invece del navettamento dei croceristi, soprattutto verso la stazione ferroviaria, perché io da quando sono arrivato qua che ricevo lamentele che il crocierista che vuole andare a stazione ferroviaria, da sottobordo alla stazione ferroviaria, deve fare tutto un giro, scendere al Largo della Pace, prendere un altro pullman, cioè io quindi più volte avevo cercato anche con la precedente amministrazione comunale di trovare un'intesa affinché almeno il navettamento verso la stazione potesse essere diretto, e su questo avevo già avuto anche l'accordo della Capitaneria, l'autorità marittima, la persona del comandante Leone, che si è dimostrato sempre molto disponibile, molto attento alle tematiche portuali, affinché almeno in uscita la navetta che porta i croceristi potesse passare al Varco Fortezza, evitando di fare il giro su Varco Vespucci, e questo era qualcosa che ovviamente batteva di gran lunga i tempi di percorrenza. Questa linea che io ho proposto non è stata però condivisa dal Comune, ci sono state problematiche anche legate un po' al TPL, se questo rientrasse o meno poi c'è stata una sentenza del TAR che ha dato delle indicazioni che un po' che ovviamente ci impongono oggi una rivisitazione anche di questo tema, ma io questa linea non avevo mai pensato di farla senza la condivisione del Comune. Questo forse non è passato questo messaggio all'epoca, e l'ho ribadito al sindaco anche recentemente, quindi questo navettamento diretto tra stazione ferroviaria e aree, diciamo, che sono gestite oggi dal terminal RCT, no? Roman Cruise Terminal, deve essere essenzialmente una condivisione insieme all'amministrazione comunale e ovviamente anche con le società che sono qui coinvolte, no? Perché attualmente noi abbiamo una società che gestisce il navettamento, che è la società Por Mobility, con la quale c'è stata un'interlocuzione anche difficile, perché abbiamo a suo tempo avuto con loro anche delle difficoltà nella gestione di questo servizio.
in parte superate, in parte ancora no, con la società che gestisce il terminal container e il terminal croceristico abbiamo anche avuto diverse interlocuzioni su questo tema, loro chiedono un servizio ancora più efficiente e noi siamo pronti a trovare le forme per renderlo più efficiente. E il tema è che ci sono molti interlocutori e ci sono anche le compagnie che vogliono fare questo stesso servizio. C'è un quadro normativo forse non molto chiaro sulla materia, che questo rende ancora la cosa ancora più difficile. Però io spero che alla fine, prima di finire questo mandato, almeno questa questione che si chiarisca, che è la questione un po' più spinosa, poi, perché poi alla fine il resto funziona, perché lo dimostrano le cifre. Abbiamo un aumento anche quest'anno del 10% dei croceristi, l'abbiamo avuto anche l'anno scorso. Cioè, se ci che avesse delle disfunzioni, delle patologie, evidentemente non avremmo raggiunto questi numeri. Questo devo dare atto ovviamente della capacità del concessionario RCT, che è composto da tre più importanti armatori del settore, Royal Caribbean, Costan e MSC, che sono su Civitavecchia molto impegnati e, come sapete, hanno anche realizzato un importante terminal l'anno scorso, inaugurato nel maggio 2018, che rappresenta il fiore all'occhiello del crocierismo italiano ed è, penso, dopo quello di Barcellona, il più grande nel Mediterraneo, anzi d'Europa, perché poi nel nord dell'Europa non ci sono termini di questa grandezza. E qui posso anche anticipare un tema dello sviluppo ulteriore dell'infrastruttura da parte di quell'area, di quelle zone dedicate al crocierismo che si sono dislocate sull'Antemurale, che è una zona che noi abbiamo dato in concessione per 45 anni, se non sbaglio. E 50 anni forse, non 40, adesso è iniziata nel 2005 e c'è un pericolo abbastanza lungo. Comunque è su questa area ci sono novità, perché proprio a breve avrò anche un incontro con gli armatori e spero che mi confermeranno la volontà, da me anche poi più volte, una richiesta che io più volte ho fatto, cioè di realizzare un secondo terminal attrezzato per poter accogliere in sicurezza e in maniera efficiente questo numero ormai sempre più grande che sta arrivando alla cifra di 3 milioni. Quindi non basta il terminal Amerigo Vespucci, quello nuovo, ma ci sarà un altro terminal che si chiamerà probabilmente terminal Bramante. Il terminal Bramante sarà collocato a sud del terminal Amerigo Vespucci, quindi nella zona più vicina al porto storico, e sarà probabilmente un po' più piccolo, però consentirà di assicurare quella fluidità negli sbarchi, imbarchi, che oggi per esempio l'Amerigo Vespucci il termine garantisce, perché devo dire la verità, se funziona bene, bene, sembra un aeroporto efficientissimo e credo che anche in tutte le conferenze internazionali a cui ho partecipato, insomma, Civitavecchia è sempre considerato un po' un modello. So che a Cagliari è stato dato un premio anche al John Portelli per la sua capacità manageriali e in altre occasioni, insomma, la sede di Civitavecchia, lo scalo di Civitavecchia è considerato sempre uno dei più all'avanguardia sotto questo profilo. Presidente, cambiamo argomento, andiamo su quelli di più stretta attualità, parliamo di Darsena Energetica a grandi masse, perché ci sono novità per quanto riguarda il contenzioso con Gavio. Quali sono queste novità? Una novità proprio di qualche ora fa. Esatto, proprio dell'ultimissima ora. Sì, è una vicenda che purtroppo anche questa risale a tempi addietro, risale addirittura iniziò credo che negli anni 90 questa idea di realizzare un polo energetico industriale nella zona nord del porto di Civitavecchia. Gli interlocutori iniziali erano Sensi, c'era stato il grande imprenditore, poi è subentrato Cavio dopo una serie di vicissitudini e dal 2005-2006 si cominciò a ragionare in maniera un po' più seria la realizzazione di questo progetto. E se non che per una serie di complicazioni che noi in realtà riteniamo che siano interamente addebitabili al concessionario, questa DARS energetica non si è mai realizzata. Nel 2015 ci fu un accordo tra l'autorità portuale e questo soggetto, si era data a questo soggetto un'altra possibilità, occasione, opportunità di realizzare un altro progetto. Quindi
diciamo, in quell'occasione l'amministrazione anche portuale diede prova e disponibilità di voler assecondare diciamo, una nuova progettualità di questo concessionario, che aveva in mente di creare un grande polo anche di container, parlavamo di 800.000, un milione di euro. Questo progetto pure naufragato e si è arrivati purtroppo a un contenzioso. Nonostante i miei tentativi, poi anche appena sono arrivato, io ho affrontato questo tema, ho cercato anche di trovare una soluzione che evitasse il contenzioso. Di risolverlo diversamente. Perché ovviamente nessuno si auspica un contenzioso, gli contenziosi portano soltanto perdite di tempo, nel senso che poi bisogna occuparsi, bisogna fare gli atti e poi c'è sempre qualcuno che ci rimette. E quindi insomma il mio intento nell'anno 2017, diverse interlocuzioni, incontri eccetera, ho cercato di capire se ci si trovava un'altra soluzione con un progetto anche diverso. Questo non è stato possibile, quindi noi avevamo avviato già la procedura di decadenza. Mentre avevamo la procedura di decadenza della concessione, questi soggetti hanno, questo concessionario ha iniziato una procedura arbitrale, perché c'è una clausola arbitrale contenuta nell'atto concessorio 2005 che consentirebbe l'attivazione dell'arbitrato, da noi però contestata, perché noi contestiamo che la clausola arbitrale in questa fattispecie sia applicabile. Adesso non scendo nei dettagli, ma è stato oggetto del contenzioso. E su questo devo dire, ieri la Corte d'Appello ci ha riconosciuto il fumus di questa nostra eccezione, perché appunto ritiene come noi che non ci sia la cosiddetta potestà di giudicandi del collegio arbitrale. E quindi ha concesso all'autorità portuale la sospensione dell'efficacia del lodo arbitrale che nel frattempo era stato adottato nell'estate del 2019, poco prima dell'estate, e quindi abbiamo per fortuna interrotto quindi gli effetti di questo lodo arbitrale, che contiene in sé, a nostro avviso, ma non soltanto da avviso dell'autorità portuale ma di tutti i porti italiani, che tengo a precisare, in questa causa davanti alla Corte d'Appello di Roma sono intervenuti tutti i porti italiani ad adiuvandum della posizione dell'autorità portuale di Civitavecchia, perché il lodo, oltre il tema della competenza giurisdizionale, contiene degli elementi che avranno delle ripercussioni molto importanti, laddove dovesse essere confermata, e spero di no, da una sentenza della Corte d'Appello, in materia di demanio marittimo, sulle concessioni, sul tema degli indennizzi da riconoscere ai concessionari. E quindi su questo spero che la Corte d'Appello possa fare chiarezza, perché altrimenti l'effetto sarebbe dirompente. Cambiamo nuovamente argomento, Presidente, servirebbe molto tempo per parlare di tutti gli argomenti che riguardano ovviamente lo scalo marittimo. Parliamo di privilege. Quando si potrà scrivere la fine di questa vicenda che va avanti ormai da veramente tanto tempo? Questo ci avviciniamo. Un'altra delle vicende che mi sono trovato dall'inizio del mio mandato, quindi penso è un'altra delle vicende che ho cercato di risolvere. Ci sono voluti un po' parecchie riunioni, parecchie istruttorie, parecchi incontri, ma alla fine spero che il 5 dicembre, che è il giorno in cui abbiamo fissato la firma di questa subingresso nella concessione, che ricordo concessione che apparteneva a questa società Privilege, poi fallita, e avremo adesso un nuovo soggetto, un soggetto internazionale che ha dato, comunque devo dire, dare atto che fino ad oggi ha dato prova di credere in questo progetto, credere anche nel porto di Civitavecchia, perché ha già, diciamo, investito in qualche maniera diverse centinaia, migliaia di euro, oltre a quello che ha pagato per avere la nave e il cantiere, che parliamo di diverse decine di milioni di euro, cioè circa 20 circa. E quindi, insomma, dal punto di vista dell'interesse, il commitment di questa società verso questo progetto, io ritengo che non ci siano dubbi. È chiaro che il passato ci induce, diciamo, il fallimento di quell'operazione passata ci induce come amministrazione ad avere un particolare monitoraggio, ecco, sull'evoluzione poi anche di questo progetto. Quindi noi abbiamo ovviamente indicato nell'atto di subingresso una serie di condizioni che non sono condizioni draconiane, sono condizioni che consentono all'amministrazione di capire se il progetto sta avanzando nella maniera che lo soggetto concessionario nuovo ci ha indicato. Cioè non è che abbiamo chiesto, cioè ci ha detto noi faremo un progetto di questo. Ok.
Sulla base del loro progetto di evoluzione del programma operativo, noi diciamo, con una fasizzazione valuteremo se il progetto si sta sviluppando nella maniera giusta e corretta. E questo anche a garanzia dell'occupazione, perché io anche questo l'ho detto ieri, il tema della cantieristica navale, che viene assecondato anche questa volta qui in un'area che poi non è quella più idonea per fare cantierismo navale, ma questo è sempre un tema che mi sono trovato, io, ovviamente è un'area che il cantiere navale dovrebbe essere fatto nella darsena energetica di grandi masse, questo l'ho detto anche ai concessionari, quindi loro sono pienamente consapevoli di questo. È però un tema che non può essere, diciamo così, liquidato in maniera, perché è un tema dove c'è molta occupazione. E quindi io spero anche con questo nuovo progetto che finalmente il porto di Civitavecchia possa essere il volano di crescita anche occupazionale, perché proprio la cantieristica navale rispetto anche ad altri settori, diciamo del settore marittimo portuale, è quello che forse sviluppa più occupazione. Presidente, ci avviamo alla conclusione di questo nostro spazio, un'ultima battuta, è vero che questa concessione è uno spazio limitato nel tempo, una concessione quindi con un certo tempo a disposizione, e come può incidere questo sullo sviluppo del retroporto di Civitavecchia? No, ma questo l'ho appena detto, cioè la concessione ha una sua durata, però all'interno della concessione noi prevediamo che a un certo punto ci sia la delocalizzazione, perché ripeto, quell'area non è l'area anche da, diciamo, secondo le misure previste eccetera, non sia la più idonea per questo tipo di attività. Quindi e c'è un'area invece da piano regolatore portuale che è stata designata espressamente per questo tipo di attività, cioè quella di cantieristica navale. Siamo giunti veramente al termine di questo spazio, di questo quarto appuntamento con Osservatorio Porto. Io ringrazio tanto il presidente dell'autorità di sistema portuale. Voleva aggiungere un ultimo spazio riguardo. Posso, sì. Esatto, un'ultima battuta per quanto riguarda l'ultimo miglio ferroviario, se non vado errato, presidente, prego. Esattissimo, mi ha letto negli occhi. Perché no, anche perché qui c'è una novità dell'ultimo momento, cioè il fatto che allora siamo innanzitutto riusciti ad avere finalmente, da anche qui per questo progetto, un contributo importante dell'Unione Europea. Siamo stati aggiudicatari di un bando di gara dell'Unione Europea, sempre nell'ambito del CEF, il Connecting Europe Facility, e stiamo parlando di 4 milioni di euro che l'Unione Europea darà a fondo perduto all'autorità portuale, che saranno utilizzati per completare questo ultimo miglio ferroviario che riguarderà tutto l'ambito portuale, consentendo finalmente anche al porto di Civitavecchia di avere la possibilità di movimentare in maniera efficace, efficiente le merci su ferrovia. Oggi viene usata molto poco la ferrovia a Civitavecchia rispetto ad altri porti come Trieste, La Spezia, che usano ormai al 30, quasi 40% la percentuale dell'utilizzo della ferrovia per lo scambio delle merci. Oggi a Civitavecchia noi siamo veramente a percentuali bassissime, e questo non va bene sia perché siamo poco competitivi in questo modo, sia perché non rispondiamo anche ai nostri obiettivi in materia ambientale, perché la ferrovia è sicuramente il mezzo di trasporto meno impattante dal punto di vista ambientale. Quindi noi sono contento che l'Unione Europea ha riconosciuto ancora una volta, dopo anche il progetto dell'autostrada del mare con Barcellona, che i progetti che provengono da questa amministrazione, e qui ringrazio anche ovviamente l'area tecnica che ha lavorato seriamente su questo progetto, io ho anche un valido collaboratore e funzionario che su Bruxelles riesce sempre a cogliere tutte le opportunità nella persona del dottor Lupi, e quindi il suo staff, quindi c'è un gioco di squadra che l'autorità portuale ha fatto, che quindi io non posso che ringraziare, cioè non è un lavoro, non è solo grazie a me, ma è grazie a tutto il team che abbiamo in porto che riusciamo ad avere questi importanti risultati. E ricordo che la settimana prossima avremo il coordinatore europeo del corridoio che si occupa anche delle autostrade del mare, che starà da noi qui a Civitavecchia, l'ex ministro tedesco Bodewig. Lui oggi ha sostituito l'inglese Brian Simpson, che era il coordinatore delle autostrade del mare, e verrà non per progetto ferroviario, ma l'altro progetto che è già partito come lavori, che collegherà Barcellona ancora di più con Civitavecchia attraverso la realizzazione di un nuovo pontile all'interno della darsena traghetti, progetto che abbiamo già appaltato e i lavori sono già, c'è già il cantiere aperto.
E con quest'ultimo interessante progetto, ultimo di tanti spunti, sempre molto interessanti da parte del Presidente Di Maio, si chiude questo appuntamento con Osservatorio Porto. Ringrazio ancora il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Francesco Maria Di Maio. Grazie Presidente. Grazie a voi. L'appuntamento per i telespettatori è con le prossime puntate di Osservatorio Porto. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.